Ad un passo dall'impresa, ragazzi, ad un passo così tanto dall'impresa di riuscire a pareggiare a Belfast contro il Linfield, come cavolo si pronuncia. E la Fiorita, che ormai è la squadra nostra preferita, se vogliamo fare la rima ormai all'interno del canale, dopo il video scherzo per parlare, diciamo, dei prestiti di ex giocatore delle squadre sanmarinesi per la Champions League, la squadra ormai è entrata all'interno dei nostri cuori, i cuori di tutti noi, e purtroppo ieri ha perso la partita di andata contro il Linfield per 1-0, ha segnato all'89esimo minuto Stewart per il Linfield, quando ormai i sanmarinesi erano già lì lì per festeggiare, perché sarebbe stato un risultato storico davvero il pareggio lì a Belfast. Tanto poi al ritorno ci sarebbe potuto giocare tutto in casa, quindi sarebbe stato tutto diverso. Però purtroppo non è andata così, è riuscito a segnare il Linfield 1-0 e adesso si deciderà tutto quanto nella partita di ritorno a San Marino. Ma non è ancora finita, sebbene i bookmakers danno già per spacciata la Fiorita, non è ancora finito qua, perché ha dimostrato comunque di saper giocare, di saper reggere quei ritmi. La partita ieri non ho potuto guardarla purtroppo a causa del fatto che nessuno ha acquistato i diritti, neppure quelli del Linfield avevano acquistato i diritti, quindi non sono riuscito a guardarla in streaming per nessuna ragione al mondo, proprio niente, non sono riuscito a trovare nessun canale che la trasmettesse in streaming in chiaro, niente proprio. Siamo riusciti a guardare soltanto i live score ovviamente sul sito del sanmarino.tv, e abbiamo visto i live score, e effettivamente Linfield ha giocato prevalentemente lei per tutta la partita, però comunque il San Marino, cioè scusate, la Fiorita, la squadra di San Marino, ha giocato molto molto bene, molto al di sopra delle proprie possibilità, e quindi vuol dire che è una squadra che ormai tutti i giocatori che hanno grande voglia di disputare un ottimo preliminare di Champions League, e di questo sono molto contento. Però non è ancora finita, come dicevo, perché c'è la partita di ritorno al San Marino Stadium martedì 4 luglio alle 20:30, e se lo avete vista la live già lo sapete, e se avete visto anche il video di Sequel già lo saprete. Saremo lì, io, Gabboman, Seawolf, Alfreds, Gladiatore Giallorosso e Kundispa, ragazzi, saremo tutti e sei lì a vedere la partita della Fiorita e a sostenere la squadra sanmarinese, che alla fine parlano italiano, quindi è un po' come se fosse italiana, no? Quindi un'altra squadra italiana, sebbene comunque sia di un'altra nazione. Saremo tutti lì ormai perché è entrata nei nostri cuori e quindi andremo a sostenere la squadra, quindi chiunque di voi volesse venire, martedì, vi ricordo, alle 20:30 inizia la partita. Il costo del biglietto è veramente irrisorio, guardate pure i prezzi, dovrebbe essere dai 5 euro in su, adesso non so bene se è a salire, comunque so per certo che 5 euro costa il biglietto iniziale, per cui non potete davvero mancare se abitate di fianco. Poi trovatemi un'altra occasione per poter incontrare sia me, sia Kundispa, sia Sequel, sia Gabboman, sia Gladiatore Giallorosso, sia Alfreds, cioè ragazzi, cosa volete di più? Tutti e sei, tutti lì per sostenere la Fiorita, e ovviamente non potete mancare anche voi per sostenere la Fiorita. Oh, vi guardate una partita di Champions a 5 euro che li buttate via, dai ragazzi, su. E niente, quindi questo è stato, noi ci crediamo ancora più che mai, perché 1-0 abbiamo dimostrato comunque di esserne capaci, e perché mai magari un gollonzo, un'azione che ci va bene, no? Un'azione fortunata, grazie anche al nostro sostegno dagli spalti. Chissà se magari non ci sarà una sorpresa, eh? Cosa ne dite ragazzi? Commentate qui sotto, ditemi che cosa ne pensate, se verrete ovviamente il 4 di luglio a vedere la partita della Fiorita, e che cosa dire ancora se non ovviamente per il continuo di questo preliminare di Champions. Comunque vada, forza Fiorita, almeno, perché ci ha divertito tantissimo questa grandissima squadra sanmarinese, ci ha divertito davvero tanto, e spero che continuerà a divertirci, perché ormai è un sogno che deve realizzarsi a tutti i costi. Chissà, magari potremmo davvero beccare il Celtic, ma perché si dice così, che se si dovesse passare si beccherà il Celtic, ma vedremo, vedremo. Ragazzi, commentate, fatemi sapere qui sotto, mi raccomando. Forza Fiorita!